Buonasera, buonasera a tutti. Avete visto in questo breve filmato un pochino il backstage della 21esima triennale, un filmato a cui hanno partecipato insieme, e questo mi sembra uno degli grandi esempi, lasciti di questa triennale, la collaborazione tra varie istituzioni. Nel caso specifico la Fondazione Milano Civica Scuola di Cinema e il Centro Sperimentale di Cinematografia, che ringrazio tantissimo anche per aver avuto la voglia di mettersi insieme a collaborare. Vorrei, diciamo che il mio discorso sarà più che altro un discorso di ringraziamenti dopo un lavoro intensissimo. Tra qualche minuto poi sarà aperta ufficialmente al pubblico, domani a tutti i visitatori, a tutti coloro che hanno voglia di confrontarsi con i temi posti al centro della 21esima triennale. In questi mesi abbiamo cominciato a parlare di contenuti, i media, che ringrazio tantissimo, hanno dato a questa 21esima triennale, questa triennale internazionale che riprende dopo 20 anni, uno spazio al di là anche delle nostre aspettative, un risalto enorme. Credo che quindi l'attesa sia molta. Il titolo, ho avuto modo di dirlo più volte, 21st Century Design After Design. Design inteso come creatività progettuale. L'obiettivo di questa 21esima è di riporre quindi questa creatività progettuale legata al produrre al centro dell'attenzione. In un momento in cui il mondo intero sta attraversando una forte crisi, una crisi di identità, cerca di capire dove andare, ecco, io credo che una discussione sul progetto sia estremamente importante, non dimenticando che nel passato è stata proprio la creatività progettuale, e questo paese è la patria di questa creatività progettuale, come questa creatività progettuale abbia fatto superare le crisi che si sono succedute negli anni. Dicevo, una triennale che riprende dopo 20 anni. È stata una discussione molto franca, molto aperta all'interno del precedente Consiglio e dell'attuale. Tra l'altro io ringrazio tantissimo i componenti del passato Consiglio e quelli dell'attuale per il lavoro che hanno fatto con me. Abbiamo ritenuto insieme che in una città che tende a divenire il luogo della contemporaneità, questo luogo, questa istituzione, la triennale avesse quasi un obbligo morale di riporre al centro del dibattito questi temi. C'è poi un'altra grande novità, che è quella di una triennale non più racchiusa soltanto negli spazi di questo fantastico palazzo che la triennale ospita, che la Nile abita dal 1933, ma abbiamo ritenuto di espandere la 21esima triennale con uno sforzo che vi assicuro è stato enorme in tante parti. Sono quasi 20, sono 19 i luoghi, sono tante istituzioni culturali. Questo io credo perché sia un altro simbolo di questa città, la condivisione, la capacità di lavorare insieme tra molte istituzioni, creare rete. E noi abbiamo cercato in questa occasione di dare il nostro contributo. Vorrei
A questo punto, però, così almeno interrompo il mio discorso, che poi sarà fatto di molti ringraziamenti, siccome all'inizio avete visto un po' il backstage della Triennale, farvi vedere anche le mostre allestite. È un brevissimo filmato che ha fatto la Yulm Communication, e quindi se riusciamo a farlo andare, per favore, grazie. Thank you.
Grazie. Non posso, però, non è un dovere, ma lo faccio con grande piacere. Non posso non ringraziare chi ha collaborato, chi ci ha aiutato, magari anche talvolta con le critiche, a condurre in porto questa iniziativa. Prima di tutto ringrazio le istituzioni, qui sono rappresentate ai massimi vertici, i soci della Triennale, che ci hanno sempre lasciato piena autonomia nelle nostre scelte, il Governo, con i Ministeri degli Affari Esteri e quello dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, il Comune di Milano, la Regione Lombardia e le Camere di Commercio di Milano e Monza e Brianza. Un particolare ringraziamento al BIE e al suo segretario generale Vicente Losertales. Un ringraziamento particolare perché è proprio da Vicente Losertales che è arrivato il più grande sostegno ad andare avanti, ci ha consigliato sin dal primo giorno e fino al momento in cui l'Assemblea del BIE ha approvato che ci fosse la nuova edizione della Triennale dopo 20 anni. Il ringraziamento va anche ovviamente ai miei partner, li ricordo, certamente dimenticherò qualcuno, ma mi perdonerete. Leni, che è da sempre al fianco della Triennale. Il Salone del Mobile, anch'esso amico storico, il primo, lo dico con soddisfazione, ad aderire senza alcuna esitazione a questa esposizione internazionale. Poi tutti gli altri partner che nella comunicazione sono divisi per ruoli, dimensione dell'apporto, ma che secondo me sono tutti, assolutamente tutti ugualmente preziosi, anche solo per aver deciso di affiancarci. Ricordo Mini, Enel, Fondazione Fiera Milano, Pirelli, BNL, BNP Paribas Real Estate, Tratto Pen, Arc Vision, Banca IFIS, Canon, ATM, Allianz, Accor Hotels, Trenitalia, Easy Wall, Confartigianato Imprese, Electrolus, Cartel, SEA, Vacheron Constantin, più tanti altri che ci hanno seguito su singoli progetti o su singole mostre. Un ringraziamento particolare va poi al Comitato Scientifico, composto, oltre alle figure istituzionali di questa nostra istituzione, e quindi in raccordo con le decisioni operative, da, ricordo i componenti, Silvana Annichiarico, Andrea Branzi, Luisa Collina, Kenny Ara, Stefano Micelli, Pierluigi Nicolin, Cino Zucchi. Abbiamo affidato loro la curatela delle mostre tematiche nel solco della storia della Triennale perché ci fosse una piena responsabilità del complesso progetto, vi assicuro assai complesso, che abbiamo costruito. Ma voglio ringraziare anche i curatori di tutte le altre mostre prodotte unitamente alle altre istituzioni che ci hanno affiancato in questo denso programma espositivo. Vorrei partire con una persona che ho visto stamattina e che mi fa sempre vedere piacere, anche perché mi dà grande gioia e grande speranza. Parlo di Gillo Dorfles con Aldo Colonnetti, parlo di Alba Cappellieri, di Beppe Finessi, di Matteo Bittanti con Laura Lazzaroni, di Laria Varenti e Marco Biraghi, di Giulio Cippi e Rodrigo Rodriguez, con Luigi Bandini Mutti. Parlo di Marco Ferreri, di Gianluca Pellegrini, di Attilio Stocchi e di tantissimi altri che non cito e che sono copartecipi, coautori dei progetti che si svilupperanno più avanti
nel corso dei mesi dell'esposizione. Voglio ringraziare l'art director dell'immagine generale della 21ª triennale. Grazie. Grazie mille. Che è Giorgio Camuffo, il cui apporto è stato davvero grande. E poi i progettisti dell'allestimento delle partecipazioni internazionali. Voi sapete, 30 paesi per 40 mostre, che è Alessandro Colombo, unitamente a Maddalena Lerna. Poi un ringraziamento particolare all'ideatore della campagna di comunicazione, Eric Kessel. Credo che l'abbiate vista in giro per la città, questa comunicazione. E poi un ringraziamento ai progettisti di tutte le mostre che compongono il mosaico della nostra esposizione. Cito una persona per tutte, Margherita Palli, e la cito perché il Triennale Design Museum, nella sua nuova edizione, e che fa parte integrante della 21ª, è dedicato, grazie alla cura del suo direttore, quest'anno è anche la curatrice, quindi di Silvana Nicchiarico, al design delle donne. E mi sembra un'edizione davvero importante. Voglio ringraziare tutte le istituzioni che ci hanno affiancato e che ci hanno aiutato, lo dicevo all'inizio, nel progetto di aprire l'esposizione a tutta la città, persino alla città metropolitana. Parto dalla Villa Reale di Monza, nostra prima sede, lo ricordo, perché nel 22 noi nasciamo a Monza, ci trasferiamo nel 33 a Milano, e attuale sede della nostra collezione permanente del design italiano. Alla Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo, sede del Museo della Fotografia Contemporanea, con il quale abbiamo proprio deciso in questo periodo un'intensificazione di rapporti. A Pirelli Hangar Bicocca, Pirelli Headquarters, nei luoghi al Politecnico di Milano, ai campus di Bovise di Leonardo, la sede dell'Università Ulm, il MUDEC, lo spazio base che è stato appena inaugurato, il Museo Diocesano, la Fabbrica del Vapore, il Pirellone, sede del Consiglio regionale, il Palazzo della Permanente, l'Università degli Studi, l'Accademia delle Belle Arti di Brera, la Cattolica con la nuova app della Triennale. E poi, dal 25 di maggio, saremo anche all'Expo di Milano, uno sforzo notevolissimo, e spero che questo riesca a rendere viva questa parte così importante della città. Vi ho parlato di tutte le sedi, vorrei che andasse un video, così vi presentiamo brevissimamente queste sedi. Grazie. Thank you.
credo di essermi dimenticato quando l'elencavo io del Museo della Scienza, se no il mio amico Galli ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni, poi mi sgrida, e anche di un importante componente del Consiglio di Amministrazione, quindi parlo dell'Università degli Studi con Interno, mi scuso, ma voglio poi ringraziare i partecipanti internazionali che non si esauriscono nei paesi che hanno deciso di ritornare o molti di venire per la prima volta in triennale, ma anche le istituzioni, le università, le imprese, le associazioni, tutti estremamente benvenuti. Il nostro progetto non si esaurisce con le mostre. Abbiamo costruito, ormai molti di voi lo conoscono, un palinsesto di eventi, di incontri. Il primo è addirittura domani, qui in teatro, alle ore 11, incontreremo alcuni dei più grandi maestri dell'architettura contemporanea, che sono coloro, ognuno ha dato il proprio contributo con un'opera site specific alla mostra Architettura come arte che si tiene in Hangar Bicocca. Ma poi tanti concerti, tanti spettacoli, un importantissimo workshop, alcuni importantissimi workshop, una summer school che si terrà alla Cascina Triulza, all'Expo. Anche per questo, per la realizzazione di tutti questi eventi, abbiamo attivato partnership di grandissimo valore. Ne cito alcuni: l'ADI, Domus, la Cineteca, la Fondazione Milano, NABA, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Moving Co., Milano Film Festival, Design Film Festival, il Festival del Cinema Africano, d'Asia ed America Latina, NCTM per le performing arts al Teatro Continuo di Burri, l'Università Vita Salute San Raffaele, RESET per il Festival dei Diritti Umani, AFIP e CNA per la fotografia, LEFLOFT, il Saggiatore, MEMOMI per gli importanti documentari sulla storia della Triennale, Archidiversity, le Scuole di Arti e Mestieri della Brianza, Sentieri Selvaggi e Ponderosa per la musica e ultimo, ma non ultimo, CRT, Teatro dell'Arte, dove siamo oggi. Voglio infine, e lo faccio con veramente col cuore, ringraziare il direttore della Triennale, Andrea Cancellato, e tutto il personale della Triennale, un personale fatto di, per questa volta, di un centinaio di persone, la maggior parte giovanissime, che credo abbia risposto alla nostra chiamata con un impegno, lasciatemelo dire, l'ho visto soprattutto in queste due ultime settimane, giorno e notte, ben al di là delle proprie forze, superando ogni limite fisico e nervoso, ma lavorando soprattutto con grande qualità, con un apporto di idee, di soluzioni di problemi che, lasciatemelo dire, mi rendono veramente orgoglioso di essere il presidente di questa istituzione. Vorrei citarli tutte le persone, ne cito solo due, perché sono miei coetanei, perché le conosco dal tempo del Berchet, quindi del liceo, tanto tempo. Cito per tutti Laura Agnesi e Roberta Sommaré. Sono un uomo di azienda, imprestato alla Triennale, sono un imprenditore, lasciatemelo dire, questa è una straordinaria azienda che non solo fa cultura e produce cultura, ma è capace anche di reggersi in piedi, soprattutto con le proprie forze.
Grazie, poi ho finito veramente, non vi annoio più. A tutti voi per essere qui con noi a festeggiare questo avvio della 21ª triennale. Vi ringrazio per l'affetto e l'amicizia che ci avete manifestato e che continuate a manifestarci. Anche per le critiche che ci stimolano a migliorare, sono necessarie, sono importantissime a cambiare, anche perché, non ve lo nascondo, finita la 21ª ci si dovrà subito mettere a lavorare sulla 22ª edizione. Grazie. Io vorrei a questo punto, mi dimenticavo di una cosa particolare di cui siamo orgogliosi, mi permetterete un minimo di emozione. Per la prima volta a livello europeo trasmettiamo questo evento in live streaming e quindi trasmettiamo la cerimonia ufficiale di apertura di questa 21ª esposizione internazionale e lo facciamo su 15 impianti digitali, spesso grandi schermi, installati nel cuore di Milano. So che c'è gente che ci sta guardando da via Sforza, da via Torino, da Corso Como, da piazza dell'Arcivescovato. Io credo che Milano, dopo Expo, anche con questo esperimento, continui ad essere un esempio di innovazione per tutti. E lasciatemelo fare anche un ringraziamento al partner tecnico, a Clear Channel. Vi ho detto all'inizio della campagna di comunicazione, ideata da uno studio olandese che ha vinto una gara, che si chiama Kessel Kramer. Io vorrei che venisse proiettato questo brevissimo film di lancio della campagna pubblicitaria. It's your partner, your navigator, your advisor. It will push you to your limits and beyond. It will help you reach places nothing else can. It's your travel companion, decision maker, and confidant. It will make you better, more perceptive, more opinionated, and fitter. It's relaxing, it's stimulating, it's surprising. It's handy, it's stylish, and highly functional. It will wake you up, help you connect to others, and express yourself. It helps you plan the future and guide you. It enriches your home. It is aesthetically pleasing and keeps you clean. It takes care of business, your business. It's always by your side. It's your best friend. You will learn to love it, play with it, pray to it, get intimate with it. The next big thing is this thing. Grazie. Adesso è arrivato il momento per noi importante, i vari interventi delle personalità. Abbiamo deciso di intervallare, delle autorità, abbiamo deciso di intervallare gli interventi delle autorità con alcuni brevissimi film di alcuni paesi che fanno parte del progetto Movie & Co. Design After Design. E quindi noi alterneremo. Quindi il primo video credo che sia quello dedicato alla Francia, poi chiedo all'amico Vicente Losertale, segretario del BIE, se poi vuole intervenire. Prego, il video della Francia. Thank you.
Dear President di Albertis, Mr. Minister, dear President of Lombardy, dear Mayor Pisapia, dear Presidents of the Chamber of Commerce of Milan and Monza and Brianza, representatives of the participating countries, friends of La Triennale, ladies and gentlemen. I'm very honored and very pleased to be here today at the opening of the 21st Triennale International Exhibition 2016. This moment holds special significance since it marks the renewal of this emblematic Milanese and international event of design, architecture, and art. After a pause of almost 20 years, La Triennale di Milano, in cooperation with the BIE and supported by the Italian government, by the City of Milan, the Lombardy region, the Chambers of Commerce of Milan, Monza, and Brianza, is launching the 21st International Exhibition in Milan, the global city, the capital of the world of design. The opening of La Triennale signals the beginning of over 5 months of innovative and high-quality exhibitions, events, workshops, concerts, conferences, and meetings organized within the framework of this institution. With a compelling and inspiring theme, La Triennale aims to explore the new century and identify the changes involved in planning the future. 21st century design after design has implications that go beyond the objects exhibited and questions the meaning behind. It represents an excellent opportunity for participants, visitors, and experts alike to raise questions on the definition of design and its role in a very fast-changing world. The 21st Triennale follows the historical tradition while embracing innovation. It has brought together over 35 official participants from many countries while extending participation to cities, region, universities, business, design center, and young designers. This major innovation of the creation of an extended network of local and international partnership has broadened the scope of the event and generating a true diversity in terms of exhibits, ideas, innovation, and exchange. By presenting the prospects, challenges, proposals, and application in the daily life and in society, participants have taken on the challenge of investigating and illustrating the new directions in design, the laying down the foundations for the future. The extensions of the activities of La Triennale beyond the historical site of the Palazzo dell'Arte, another key innovation at this time, has stimulated the participation of the public and the involvement of different partners and institutions. It also gives visitors an easy access to the exhibition, allowing them for a great variety of innovation and transformation in the city of Milan, which has become a huge stage in this festival of design, art, and culture. Historic sites, museums, and other prestigious public and private places in Milan have become exhibition venues serving the different aspects of the theme: architecture, design, decorative arts, photography, contemporary art, etc. This new edition of Triennale is changing the way in which it encapsulates and communicates innovation. Innovation is not only dictated by materials and products, but also by the practices at the service of humankind and society to improve quality of life. Under the new vision of the organizers, this edition of Triennale presents major innovations related to the format of the exhibition, its content, and organization. I am delighted and I am very touched to be part of this extraordinary event of design, culture, and art. I would like to take this opportunity to thank the authorities, the Italian government, the organizer, La Triennale, and very warmly, its president, its director general, all the team which has worked very, very hard. They're a small team, and they have done a huge accomplishment. I think they deserve, the
the satisfaction of being that the work has been very fruitful, and visitors, I hope millions of visitors will enjoy all the exhibition and all the muestra which are presented here. I would like also to thank, as the president has done, the curators of the different exhibitions and all those institutions that have supported the organization of the 21st Triennale for making possible the hosting of such an important and inspiring event. Thank you to you all, and thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Rosertales. I would say to everybody, and I speak in Italian, that you, Mr. Rosertales, speaks fluently Italian, German, Spanish, English, so he speaks every language fluently. So, scusate, video dedicato al Giappone. Chiedo a Giuliano Pisapia, sindaco della nostra città, di intervenire. Buonasera a tutti. È motivo d'orgoglio che dopo il grande successo di Expo Milano la città non si ferma, ma addirittura rilancia, un po' come a poker. Ma poker si rischia, invece qua andiamo, grazie Presidente, perché il Presidente saluta tutti, ma poi nessuno lo ringrazia e lo saluta. Grazie per quello che hai fatto e per quello che ci hai donato. Perché ci hai permesso, e devo dire la verità, che quando era agosto, me l'hai accennato per la prima volta, forse non ci credevi neanche tu, ci hai permesso di fare tornare la Triennale internazionale, la 21esima Triennale internazionale in questa nostra città, che è sempre più al centro del mondo, sempre più internazionale, sempre più affascinante, ma con una intuizione estremamente importante, e cioè non solo la città nella sua interezza, ma come hai già ricordato l'area metropolitana, per arrivare, anzi ritornare, fino a Villa Reale di Monza. Grazie quindi per quello che hai fatto, per quello che avete fatto, per quello che insieme abbiamo fatto. Ancora una volta si è dimostrato che quando si lavora insieme, quando si superano col dialogo e col confronto anche le divergenze, alla fine quella che è una scommessa diventa un grande successo. E di questo sono sicuro. La 21esima Triennale sarà un grande successo, perché è vero che ogni edizione della Triennale è nata e si è sviluppata in questa grande fucina del design, che partendo da Milano si sviluppa in tutta la nostra comunità, nell'intera nostra comunità. E che con questo grande evento Milano apre una nuova primavera di creatività, non solo come leva per far crescere l'attrattività culturale della nostra città, del nostro territorio, ma anche come fattore di sviluppo economico, di sviluppo sostenibile, di fattore di crescita e di lavoro. Insieme al Salone del Mobile,
del Foro Salone e ai tanti, tantissimi eventi culturali che coinvolgeranno l'intera città e moltissimi visitatori, non solo milanesi, non solo italiani, ma di tutto il mondo, perché noi parliamo anche con questa grande iniziativa, anche con questo ritorno della Triennale dopo tanti anni, di parlare a tutti i cittadini del mondo. Perché il design è bellezza, il design è economia, innovazione, ricerca, sviluppo ed arte. Possiamo dire che la scuola milanese e la scuola italiana di design ha giocato le sue carte nel mondo, nel nuovo mondo produttivo, e ha vinto. Abbiamo vinto perché ovunque andiamo si parla del design di Milano, ovunque si andrà in giro per il territorio, anche fuori dal nostro paese, si parlerà di questo grande evento e tante persone parleranno di come supponire creatività, bellezza, economia, sviluppo, dialogo, confronto e capacità di fare passi avanti verso quel mondo che sogniamo. Perché il mondo del design è stato tra i precursori della scelta ecologica, con lo studio dei nuovi materiali e di oggetti e arredi pensati per l'uso sostenibile. Contribuendo, ne sono convinto, ne siamo convinti, a una maturazione collettiva su temi fondamentali quali la sensibilità ambientale, la rivoluzione dei consumi, dell'estetica e dell'etica della produzione. Design after design vuole rappresentare tutto questo con un occhio sempre più attento al mondo intero. Ed è questo il motivo per cui la Triennale vuole essere, e tutti noi vogliamo che sia, un evento di dialogo, di incontro tra chi ama la bellezza, l'arte e la positività. Ma un incontro aperto, aperto anche a chi forse finora non è stato attratto da quello che la Triennale è riuscita a esprimere in questi anni e di cui veramente vi dobbiamo e vi voglio ringraziare ancora una volta. Il Comune di Milano ha sostenuto e ha promosso insieme alle istituzioni del territorio, alle università, alle imprese, un cartellone di eventi con due caratteristiche particolari: la molteplicità delle discipline e l'apertura a nuovi mondi, a nuovi territori, a nuove culture, che rientra poi in quel dialogo e confronto interreligioso e interculturale in cui ci siamo impegnati in questi anni. Cultura, cinema, danza, musica, teatro, fotografia, capaci di fare sistema e coinvolgere tutte le età e tutte le culture. È una scommessa importante e la presenza del governo, del BIE, delle istituzioni territoriali locali e di tante realtà nazionali e internazionali è già un successo importante per l'intero paese e per l'intera nostra comunità. Una scommessa che intendiamo portare avanti e che insieme trasformeremo in una vittoria per tutti coloro che credono e credono fortemente in una crescita equa e sostenibile, piena di bellezza e accessibile anche a chi finora ne è rimasto escluso. E ne sono convinto sarà anche un propulsore di dialogo, di amicizia, che ci aiuterà in momenti così difficili come quelle che stiamo vivendo, a rafforzare quel percorso di serenità, di servizio, di cultura e vorrei dire di pace a cui tutti auspichiamo. Grazie per quello che avete fatto e per quello che faremo. Dovrebbe partire un video dedicato al Messico. Thank you.
Invito Carluccio Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano, che parla anche a nome della Camera di Commercio di Monza e Brianza, perché Carlo Valli, che ringrazio, ti ha lasciato questo. Grazie. Saluto tutte le autorità presenti, tutti gli ospiti. E dico subito anch'io che questa 21ª esposizione internazionale Design After Design è un'iniziativa di grande importanza per Milano, che può dare nuova spinta attrattiva internazionale alla nostra città. È naturale, oltre che doveroso, ringraziare quindi il presidente della Triennale, Claudio De Albertis, per il lavoro straordinario che ha svolto e soprattutto per avere riportato dopo 20 anni questo importante evento a Milano. Ed è un ringraziamento, come ha già detto Claudio, che faccio anche a nome della Camera di Commercio di Monza, che insieme a noi fa parte della Fondazione Triennale. L'amico Valli, presidente della Camera di Monza, avrebbe tanti motivi e più di me per parlare di questa esposizione, perché come imprenditore è stato uno dei battistrada del design, perché ha riportato nella Villa Reale di Monza la Triennale, ma soprattutto perché è molto più anziano di me, quindi. Ma Valli ha voluto che prendessi io la parola e un'unica voce, apro solo questa velocissima parentesi, un'unica voce per le due Camere significa in fondo guardare al futuro per costruire insieme una grande Camera metropolitana di Milano, Monza e Lodi in una prospettiva nuova, confederale direi, con l'obiettivo finale di servire meglio le imprese, che avrebbero così a disposizione una delle macro aree più importanti d'Europa. Questa triennale diffusa tra Monza e Milano, che mette a sistema distretti manifatturieri e terziario della creatività, apre le porte ad una categoria tutta nuova, è quella della bellezza, come ci ricordava prima il nostro sindaco. In questo nuovo modo di produrre, in questa economia della bellezza, rientrano la tecnica e la qualità, ma anche la storia, la cultura, le eccellenze del nostro territorio. Tutti questi elementi determinano nel loro insieme quello stile di vita tutto italiano. Il mondo chiede bellezza e il nostro paese esprime questa bellezza, come ben sa il nostro ministro Franceschini. Ed è un evento questo che a noi, Camera di Commercio, sta a cuore, perché la creatività è uno dei settori economici di punta dell'Italia e di Milano. Il design infatti traina l'export italiano per un valore di circa 21 miliardi nel 2015, con una crescita di quasi più 7% rispetto all'anno precedente, al 2014. Ma al di là dei dati economici, la creatività è una delle 5 porte di Milano: logistica, fiera, università, aeroporti e creatività appunto rendono questa città la più globale d'Italia, porta d'accesso del mondo in Italia e dell'Italia nel mondo, anche grazie alla forza attrattiva della regione, e qui ringrazio il presidente Maroni, che ha indicato quest'anno come l'anno del turismo italiano, del turismo lombardo. Da qui, dalle 5 porte, transitano flussi internazionali di persone, imprese, merci, servizi e conoscenza. Ma Milano non è un semplice luogo di passaggio, è anche un luogo in cui accadono molte cose. Questi flussi ne escono contaminati,
trasformati. La creatività qui a Milano crea dunque contaminazione, ma anche coinvolgimento, e il coinvolgimento si coglie nel circuito di eventi diffusi. E a proposito di eventi diffusi, ho visto il programma che avete allegato con l'invito. Io l'ho apprezzato moltissimo, è tascabile, è pratico. E poi, e tra l'altro, caro Claudio, mi ricorda il Bignami, o meglio, il Bignamino sul quale io praticamente ho fatto quasi tutti i miei studi. E quindi, e quindi stai pur certo che lo leggerò sicuramente. Come Expo in città, quindi come Camera di Commercio e grazie al Sindaco di Milano, supporteremo il semestre della 21ª triennale, cercando di coinvolgere tutta la grande Milano, mettendo a sistema e promuovendo gli eventi che si creeranno. Del resto, e chiudo, il legame tra il design e Milano è molto forte. Eminenza, lei lo sa bene, una vetrata del Duomo racconta la storia di quello che è probabilmente uno dei primi designer. È Sant'Eligio, patrono degli orafi, ma anche dei creativi e dei designer. Milano, dunque, da sempre valorizza la creatività, la bellezza, e questa 21ª triennale renderà Milano ancora più a place to be, non solo nei mesi a venire, ma certamente, ne siamo sicuri, anche in futuro. Grazie. Va bene, c'è un video a questo punto dedicato all'India. Chiedo ora a Roberto Maroni, Presidente della Giunta della Regione Lombardia. Grazie Presidente. Mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti e alle congratulazioni a Claudio De Albertis, caro Presidente, al tuo staff e alla Triennale per questo evento straordinario. Come Regione Lombardia, non solo perché siamo soci della Triennale, ma perché investiamo molto sulla cultura come modo per attrarre visitatori in Lombardia, siamo molto attenti e molto soddisfatti di questa iniziativa. Sono tante le iniziative che come Regione abbiamo preso e continuiamo a prendere per sostenere tutto ciò che è cultura, sia i luoghi della cultura, la valorizzazione dei luoghi, sia la possibilità, la capacità di attrarre turismo per vedere le nostre cose straordinarie che abbiamo in Lombardia. Abbiamo investito molto e continuiamo a investire, nonostante le riduzioni del budget complessivamente,
iniziative che stanno dando grandi risultati. Abbiamo fatto la carta musei, l'abbonamento Musei Lombardia, che comprende anche le visite delle varie sedi espositive della Triennale. L'abbonato quindi potrà visitarle gratuitamente. Abbiamo messo mano al riordino della materia della cultura in Regione con una legge approvata in giunta proprio pochi giorni fa che crea un fondo unico cultura di Regione Lombardia per poter meglio disporre delle risorse e indirizzarle là dove servono, indirizzarle là dove ci sono iniziative di valore come quelle appunto della Triennale. E infine proprio in occasione di questa mostra, di questa iniziativa, abbiamo sottoscritto con la Triennale e con il Politecnico di Milano un protocollo d'intesa. Un protocollo d'intesa che consente l'impiego di 100 giovani, attualmente inoccupati o disoccupati, proprio per aiutare lo svolgimento della Triennale. 100 giovani tirocini, che saranno assunti appunto come tirocini, quindi un contributo concreto anche a creare condizioni perché i giovani siano impiegati utilmente. Questa iniziativa della Triennale viene dopo, è stato detto, lo straordinario successo di Expo, va in continuità con Expo, è un'eredità che noi vogliamo mantenere e per questo abbiamo fatto due cose. La prima, abbiamo studiato un piano di riapertura del sito Expo. La Triennale ci sarà, ma il 1° di maggio, in occasione appunto di un anno dall'inaugurazione di Expo, riapriremo il sito con un concerto e con la riaccensione simbolica dell'Albero della Vita. E da lì partirà una serie di iniziative per tenere viva l'area, per tenerla aperta, fino a che partirà la realizzazione del post-Expo, quel grande e ambizioso progetto che è stato illustrato proprio qui a Milano dal Presidente del Consiglio, Human Technopole e tante altre cose. Ma il 1° di maggio ci sarà la riapertura simbolica, quindi segnatevelo perché siete tutti invitati. E la seconda cosa che abbiamo voluto dare una testimonianza del successo di quella esposizione, come la Regione Lombardia, abbiamo realizzato un libro di testimonianza, un libro fotografico. Abbiamo incaricato 6 fotografi, 3 uomini e 3 donne, lombardi, di realizzare durante Expo una serie di testimonianze fotografiche che sono raccolte in questo libro, Expo Tales, uno per mese, un fotografo per ogni mese. È un libro straordinario che non è in vendita, ma chi è interessato si rivolga alla Regione Lombardia e lo riceverà gratuitamente. Questa è un'anteprima e io te lo voglio dare a testimonianza davvero del successo che ha avuto Expo, un successo che noi dobbiamo tenere vivo e che la Triennale continuerà ovviamente con questa iniziativa a tenere vivo. E voglio concludere, visto che non l'ha fatto nessuno, parlando di Expo, ringraziando tutti quelli che insieme alla Regione hanno contribuito al successo di Expo, in primo luogo il Governo, il Comune di Milano e anche chi ha gestito direttamente e con grande impegno il Expo e questa esposizione, Giuseppe Sala, il commissario, che voglio pubblicamente ringraziare. Visto che non l'ha fatto nessuno, lo faccio io. Grazie per l'impegno, grazie Presidente. E auguro alla Triennale il successo che merita. Grazie. Video dedicato alla Polonia. Thank you.
Ci avviamo alla chiusura. Chiedo adesso la sua eminenza, l'arcivescovo di Milano, la signora Gioroscola, se ci porta il suo saluto. Grazie. Sono grato al Presidente, al Direttore e a voi tutti per aver avuto la gentile insistenza di poter dire due parole, anche essendo il Museo Diocesano felicemente coinvolto con questa importantissima edizione della Triennale. In fondo, se capisco da laico, fra virgolette, qualcosa del design, è che per la prima volta il design ha svelato l'aspetto di verità dell'utile, ha contribuito a strappare l'idea dell'utile da qualche cosa che nulla abbia a che fare con il gratuito, che nulla abbia a che fare quindi con la vita umana, con la nostra vita. L'ha strappato all'essere puro oggetto per diventare tramite di relazione. In questo contesto pare a me che la scelta di questa 21ª triennale ha una potenza straordinaria, perché vuol fare un passo ulteriore, vuol in un certo senso esplicitare la forza simbolica del design. Questo sta dietro al design inteso in senso stretto, e la parola simbolo contiene l'idea dell'insieme, della relazione. Quante volte è tornata la parola casa, la parola città, e come abbiamo bisogno in tanti modi di tutto questo in questa fase di cambiamento così radicale. Allora l'insieme per sua natura fa emergere lo scopo di una vita associata, che è la ricerca di senso, e il fatto che nelle nostre società questa ricerca sia plurale, che nella nostra bella e grande città tanti siano i soggetti che cercano in più direzioni il senso. È già stato citato dal sindaco l'elemento interculturale, l'elemento interreligioso deve trasformarsi in una grande ricchezza che tiene dentro tutte le persone che oggi sono a Milano e che incontrano Milano, ma la Milano metropoli, ma la Milano senza offesa di Roma, che è simbolo di tutto il paese nel mondo, relazioni rinnovate, relazioni capaci di vita buona, fondato su un dialogo che non sia monologo mascherato, ma che sia desiderio di ascolto, di imparamento, che sia decisione di un cammino comune per il bene di ogni persona, dalla più semplice, dalla più umile, dalla più provata, che vive in questo momento nella nostra città. E quindi credo che questa triennale rappresenti un paradigma straordinario per la nostra convivenza civile. Grazie. Buonasera. Grazie. C'è il video della Gran Bretagna e poi l'intervento del ministro Dario Franceschini.
Grazie. Il ministro Franceschini, che ringrazio tantissimo. Grazie Presidente, grazie davvero a lei per tutti quanti avete lavorato attorno a questa straordinaria edizione della Triennale. Torno alla Triennale dopo 20 anni, torno a una grande Triennale, più di 20 mostre, centinaia di eventi e soprattutto quest'idea della Triennale diffusa sul territorio che sta davvero dentro quella forza non sempre compresa dell'Italia come straordinario museo diffuso sul quale dobbiamo investire, lavorare, in cui dobbiamo credere. E Milano ha spesso indicato la strada al paese e in questi anni davvero Milano ha dimostrato che investire in cultura, investire in futuro, investire in innovazione significa davvero dare un grande contributo alla crescita economica del paese. E l'Italia deve riuscire a seguire questa strada. Deve seguirla guardando verso il futuro, e la Triennale fa questo. Noi abbiamo immaginato, sbagliando, che fosse un compito quasi esclusivo nel settore della cultura tutelare lo straordinario patrimonio materiale e immateriale che ci hanno lasciato le generazioni che sono venute prima di noi. Ed essendo questo compito così impegnativo, così importante, di cui siamo così orgogliosi, ci fosse poco spazio per investire sul presente e sul futuro. Eppure altri paesi, abbiamo visto il video della Gran Bretagna, che non hanno patrimonio culturale del passato paragonabile al nostro, hanno saputo investire sul presente, sulle industrie culturali e creative, sul contemporaneo, e hanno fatto diventare questi settori della cultura un veicolo di identità, un veicolo di crescita economica e un veicolo di straordinaria attrazione turistica e di turismo internazionale. Perché immaginare che il nostro compito esclusivo sia dedicarci a ciò che hanno fatto di grande le generazioni venute prima di noi e non invece guardare anche al futuro? Tutto è stato contemporaneo. È stato il Duomo di Milano architettura contemporanea, Michelangelo è stato pittura contemporanea, arte contemporanea, Rossini o Verdi sono stati musica contemporanea e noi abbiamo patrimonio enorme di talenti, di credibilità, di grandi maestri del presente e di giovani talenti che si fanno apprezzare in tutto il mondo per gli studi che hanno fatto, per la grande capacità creativa che hanno. Allora, davvero, la Triennale ci spinge ad andare in questa direzione, continuare, per carità, nella tutela del patrimonio e nella valorizzazione del patrimonio che ci hanno lasciato le generazioni venute prima di noi, ma anche e soprattutto guardare al futuro, investire in futuro. Abbiamo vinto la battaglia della tutela dei centri storici nel secolo scorso. Oggi dobbiamo vincere la battaglia della riqualificazione, della valorizzazione delle periferie, vedendo la bellezza che molto spesso non siamo capaci di vedere, ma che è dappertutto. Abbiamo un patrimonio straordinario di musica, di cui siamo orgogliosi, l'opera, la lirica, di cui continueremo a investire, ma abbiamo anche uno straordinario patrimonio di giovani talenti, di musica contemporanea che guarda verso il futuro, e così nell'arte, così nell'architettura contemporanea, la possibilità di fare innesti di architettura contemporanea nelle nostre periferie urbane, per esempio, è una delle grandi sfide del futuro, e dentro questo naturalmente ci sta pieno il design e l'oggetto della Triennale. Insomma, io credo davvero che questa sia una grande sfida e che Milano e la Triennale ci indichino la strada. E che dobbiamo sapere lavorare parallelamente in questi due settori, non sapendo che non esiste un compito esclusivo, ma che investire in futuro è la condizione davvero perché il nostro Paese possa guardare e riconquistare il ruolo centrale che può avere nel settore della cultura. Mi venivano in mente, guardando questi video, le parole con cui grande jazzista Miles Davis, parlando del jazz, diceva: non suonare quel che c'è già, suona quel che non c'è ancora. Ecco, io vorrei che noi, partendo dalla Triennale da Milano, come paese, riuscissimo a guardare e a costruire quello, pensando a quello che non c'è ancora. Grazie. Ringrazio tantissimo il Ministro, condivido totalmente, credo che l'applauso che ha ricevuto e sia testimonianza che tutti lo condividono. Abbiamo finito questa maratona, in particolare
Io sono molto contento. Si aprono le mostre qui in Triennale, si aprono anche in tutti i luoghi. Vi invito adesso a percorrerle, perché già in questa sede troverete delle cose straordinarie. Io spero che piacciano tutti i luoghi, questi 19 luoghi. Sono convinto e spero che non piacciano non solo agli addetti ai lavori, ma alle persone che si avvicinano alla creatività progettuale. Abbiamo bisogno che la platea di quelli che apprezzano queste cose diventi sempre, sempre più ampia. Questo è il mandato che noi abbiamo, su questo dobbiamo lavorare. Adesso, se avete voglia, ancora tempo, ci incamminiamo a visitare le mostre. Grazie.